ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. Una strana sorpresa di Natale, quella che Giovanni ha fatto a Letizia, una coppia di ragazzi del Teramano, ma anche una scelta, quella di condividere il Natale con chi ne ha più bisogno nonostante la stanchezza. Una giornata che comunque passeranno insieme, ma in maniera diversa. Niente, ciò che ci ha spinto è stato il fatto di un po' andare controcorrente, no? Dove tutti puntano al consumismo, noi siamo andati un po' verso chi ha meno, chi non ha la possibilità di festeggiare magari in famiglia o non la possibilità di comprarsi da mangiare. Quindi siamo qui per dare un piccolo aiuto a queste persone che oggi magari si sentono sole o non hanno la possibilità di festeggiare come dovrebbero. Avete deciso di farlo insieme? Beh sì, è stata un po' una sorpresa per lei, perché comunque lei non aveva mai provato questa esperienza, e quindi sì, abbiamo deciso di farlo insieme per continuare questo percorso, se possibile, assieme. Una scelta, ma anche una sorpresa, essere qui durante le feste natalizie a fare un servizio, ed è stato anche molto difficile contando il turno di notte di questa sera. Sì, è stata una sorpresa che mi ha voluto fare il mio ragazzo, venire qua oggi a fare questa nuova esperienza. Ho fatto sì il turno di notte, quindi non ho lavorato e sono venuta poi direttamente qua. Però penso che sia una bella esperienza provare, insomma, a condividere questa cosa anche con gli altri e aiutare le persone che hanno bisogno, soprattutto a Natale. Letizia lavora in pronto soccorso e ha fatto il turno di notte in ospedale, ma non ci ha pensato due volte, si è subito rimboccata le maniche per donare un sorriso a chi ne ha più bisogno. Penso che comunque c'è sempre tempo, abbiamo sempre il nostro tempo, quindi dedicarlo poi a qualcun altro che ha bisogno vale sempre la pena, è sempre una cosa in più, per cui è giusto così secondo me.